La bestia sta arrivando e io sarò pronto. Non importa a quale prezzo. Ecco qua. Accidenti! Certo che Quo poteva anche dirci che questa città è infestata da un'orda di caimani mutanti seminudi. Già, vabbè. Amico, caspita. Forte, vero? Oh, fortissimo! Compensano la presenza della milizia. E le cose si mettono ancora meglio. Forse ho trovato un indizio su Wolf. Ho sentito della gente parlare di uno strano dispositivo che avevano trovato a Gaffney Street. Ottimo, vado a controllare. Va bene. Io cercherei un ultimo frammento prima di proseguire. Eccone uno. E abbiamo aumentato la nostra riserva di energia. Ehi voi, lasciate in pace quella signora. Ti stavo per colpire io. Ok, spendiamoli allora un po' di poteri e prendiamo la granata appiccicosa. Almeno contro i nemici grossi si può attaccare. Anche se io, proprio con i nemici grossi, volevo usare l'elettrocuzione. Almeno rimanevano fermi e prendevano danno. Riguardo la scorsa missione, io mi ricordo, magari in modo anche sbagliato, o magari era successo per errore, ma mi ricordo che c'è, diciamo, un modo per fargli quella missione diverso. Nel senso, se tu fai esplodere o se per puro caso tipo un razzo finisce sulla macchina di Bertrand ed esplode la macchina, la missione fallisce lo stesso perché dice devi lasciare Bertrand in vita. Grazie. Oh, scusami, ti sono finito proprio in testa. Allerta bomba. Ho trovato qualcosa conficcato nel muro. Forse non è niente, ma in questa città è meglio essere prudenti. Già. Dov'è? Beh, non abbiamo fatto in tempo. Ecco qua. Purtroppo quella lì è andata. Sembra che qualcuno usi i frammenti per costruire bombe. Tanto di guadagnato per la tua collezione, eh? Wow, che missione, ragazzi! Però, perlomeno, sappiamo come guadagnare. Sì, fammelo fare però. Dicevo, come fare altri frammenti a gratis? Vabbè, è una preda facile. È vero, sono però. Molti altri frammenti, Cole. Esatto. Non c'è bisogno di maltrattare questa gente. Prima il filo rosso, poi quello blu. Stai tranquillo, ci penso io. Ma se non ricordo male, in realtà io posso prenderlo il frammento senza fare del male al tizio, credo, eh. Aspetta, voi siete morti purtroppo. Nessuno mi ha già visto, signore. Ehi, Cole. Ho sfruttato tutte le mie vecchie conoscenze, ma l'unica pista per trovare Wolf non lo fai cadere? Di Bertrand. Al momento sta vincendo un bel gruzzolo al blackjack, ma più tardi dovrebbe fare visita a Wolf. Lo avrei pedinato io, ma mi ha vista al bancone. Dammi le coordinate del casinò, seguirò quel tipo dai tetti. Non si accorgerà di me. La gente non alza mai lo sguardo. Ottima idea. Niente, i pazzoidi non gli possiamo rubare il cristallo. Vabbè, il frammento. In realtà, quando fai il karma negativo, tu puoi guadagnarne il doppio di frammenti in questo modo. Perché sì, fai un'azione buona e quindi è un po' controproducente, ma poi ne fai una cattiva picchiando il tizio. Ci guadagni due frammenti invece che uno. Eccoci alla prossima missione, che è caccia al lupo. Prima però c'è un frammento che possiamo disinnescare. Ma levatevi da lì, cretini. Non state lì vicino tutti quanti. Già c'è il poliziotto che rischia la vita. Dicevo, caccia al lupo. Sono sopra al casinò. Fammi sapere quando si mette in marcia. Potrebbe volerci un po'. Continua ad andargli bene al tavolo verde. Buon per lui. Tre ore più tardi, la madonna, quanto bene gli è andato al tavolo. Ok, si sta muovendo. Con non quella torcia per accecare la gente. Come lo tiriamo fuori? Ho confiscato un camion della milizia. Agente speciale Quo,
Rubare un veicolo non è un reato. In realtà no. L'articolo 150 del codice penale federale sancisce che un agente è autorizzato a requisire un veicolo per la cattura di un sospetto, di un fuggiasco o per prevenire un crimine. Il codice penale. Oh, sta andando dall'altra parte. Io pensavo che... In realtà potevo stare sul cavo. Potevo passare sul cavo. Non ci ho pensato. Adesso risalgo di sopra. Ecco, esatto. Appena ho l'occasione. Ma dove vai con quella torcia poi? Appena ne ho l'occasione risalgo di sopra. Tipo adesso. L'interrogatorio sta entrando. Portare un veicolo fuori da lì non sarà facile. La milizia ha posti di blocco lungo tutto il canale. Ok. Tu entra e recupera Wolf. Io penserò ai posti di blocco. Ok, agisci in fretta. Attenzione! Sta per esplodere! Kaboom! Dai! Ecco fatto. Granata in arrivo! Posto di blocco libero. Vado al secondo. Ottimo, sono quasi all'edificio. Sarà una cosa rapida, Cole. Stai pronto? Immagino. Immagino quanto sarà rapida. Che è successo? Ok. Oh no, non dirmelo. Non dirmelo che è già arrivato quello che penso io. Ok, no, non è quello, per fortuna. Ed è così che si è trasformato in prototype il gioco. E Cole pensa, ma che schifo sei. Ah, lo sapevo. Ehi amico, anche io odio la milizia. Merda sti colpi. Aia, ma scusami, ma l'ho schivato, non vedo. Questa la pagherai. Ho bisogno di energia. È scappato nell'esatto momento in cui sono sceso di sotto. Purtroppo devi beccarlo sulle parti molli. La granata appiccicosa dovrebbe fare qualcosa. Speriamo. Kaboom. Nah, scappato. Oh, però l'ho colpito appena riapparso. E riapparirà là dietro. Bene. E io ho bisogno di energia. Ho bisogno di altra energia. Purtroppo beccarlo sulle parti molli non è così facile. È pieno d'armatura questo. Schifosi mostri lardosi. Pure. Stavolta non sono io la peggiore attrazione da circo in città. Cole, ho preso Wolf. Andiamo verso il camion. Ci vediamo là. Ti conviene fare in fretta. Abbiamo fatto scattare l'allarme. Ottimo, arrivo. Eccomi. Dai, andiamo. Salta sul retro. Dottor Wolf, lieto di vederla ancora intero. Più o meno. Negli interrogatori Bertrand usa metodi piuttosto creativi. L'ha torturata? E cosa gli ha detto? Ehi, dobbiamo andare. Rimandiamo a dopo le chiacchiere. Rubare alla fine. Madonna, quanto ti sta bene.
Bertrand? Tienilo alla larga da noi! Ci si vede, vecchietto! Minchia! Brutta idea! Ragazzi, l'abbiamo preso! Dai! Oh! L'energia ci serve, l'abilità quella di ricaricarci più velocemente. Dove sei? Kaboom. Da, ste bombe non fanno danno, non fanno abbastanza danno. Ecco una cosa su cui forse Infamous 1 era meglio. Il livello di potenziamento era molto più chiaro. Dai, esplodi. Danni gravi, va che non è mica facile. Madonna, quanto ti sta bene che ti sei autobombardato. Perfetto. Allora, Wolf, hanno fatto di tutto per ammazzarti. Di preciso, cosa vogliono impedirti di raccontare? Tutto. Bertrand mi aveva finanziato per realizzare un dispositivo per risolvere entrambi i nostri problemi. I nuclei esplosivi erano solo l'inizio. Non permetteremo al dottor Wolf di giocare con l'altra squadra. Aia! Pure! Il dolore dopo l'impatto. Merda, mi sembrava di morire. Non ho potuto far nulla mentre la milizia portava via Guo, ma almeno era ancora viva. Wolf è andato. E senza la sua guida fino ai nuclei esplosivi non ci metterò molto a raggiungerlo. Cazzo, anche strisciare dentro al tombino è stata un'impresa. Quella cosa di Empire City, lo sento, sta venendo a cercarmi. Ora non so più come affrontarla. Eh beh, è una situazione di merda. 4 ore più tardi. Arriva Zeke? La macchina è ancora lì, giustamente. Caccia al lupo. Esplosione di gravità. Ah, vuol dire che siamo già arrivati al livello 2? Mi sembra strano in realtà. Dobbiamo fare altre 3 missioni secondarie per aumentare la velocità di drenaggio. Cole! Cole, ci sei? Certo che ci sono. Che diavolo è successo? La milizia ha preso Quo e Wolf è morto. Morto? Senti, adesso non ho molta voglia di parlare. Ci vediamo dopo. Vabbè, facciamo la nostra buona azione della giornata. Ecco qua. Ehi, amico, penso di avere delle buone notizie. Ah sì? Passa di qua appena hai un minuto. Va bene, io vorrei arrivare lì. No, non ce l'abbiamo fatta.